Grazie Sergio dell'invito. No, per me è un piacere, nel senso che Spazio Dati oggi cercherò di raccontarvi un po' il percorso che ha fatto e da Trento. Qui vedete il pile, è fresco oggi, quindi cerco di raccontarvi sia un po' il percorso di Spazio Dati, sia il fatto che il mondo è liquido, per cui io oggi avrò il cappello di aziendale, ma poi verso la fine cercherò anche di farvi capire quello che cerco di fare almeno a livello di filiera open data, cioè di far capire attraverso anche gli occhi dell'azienda cosa chiedere, quando e come alle amministrazioni, soprattutto centrale in questo caso, nel senso che lo capiremo durante la presentazione, la scala Italia è quella per quanto possibile, è quella da usare. Nel senso che un dato, poi lo ripeterò comunque durante la presentazione stessa, più il dato copre tutto l'ambito che dovrebbe coprire, quindi più è potenzialmente riutilizzabile, più valore. Vediamo. Allora, vi racconto un po' dove nasce Spazio Dati. Ha fatto un percorso molto interessante. Spazio Dati nasce ufficialmente nel 2012. Ha due sedi, Trento e Pisa, fin da subito, per due motivi principali. La capacità sia del Trentino, dell'Università di Trento in particolare, sia di quella di Pisa, di essere molto innovativi, di fare una serie di ricerche sull'ambito semantico, quindi la comprensione del testo e del linguaggio. E tutto il mondo del semantic web, quello che magari qualcuno di voi conosce come Linked Data, che è un livello tecnologico che viene citato nelle linee guida anche dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che è uno dei tasselli tecnologici per valorizzare molto il dato che pubblicate, che generate. E per questi due motivi Spazio Dati si focalizza sia su Trento che su Pisa. I soci di Spazio Dati all'inizio sono per lo più toscani, quindi un po' livornesi, un po' pisani, che come sempre si fanno anche loro un po' di guerra, e poi c'è qualche trentino in realtà, che è stato figlio di quella ricerca che viene fatta qui in Trentino dalla Fondazione Bruno Kessler, la FBK, che immagino abbiate sentito nominare anche tramite il lavoro di Francesca De Chiara, che lavora in FBK, e di Maurizio Napolitano, tra gli altri. Spazio Dati nasce da una vision di Michele Barbera, che è il CEO, che fondamentalmente vuole aiutare a rendere accessibile, a rendere utilizzabile tutto il mare magnum di dati che negli anni si pensava e si pensa tuttora e ci sono e si stanno generando. L'idea iniziale era di fare un data marketplace. Dandelion, questa è la schermata del 2013, era un marketplace che esponeva dati che in teoria venivano puliti e armonizzati, perché poi tutto il mondo open data per sua natura, no? A volte è molto sporco, molto incoerente, e tutto il mondo di dati potenziali che si potevano aggregare da fonti X, dove l'azienda poteva generare un lavoro di pulizia, armonizzazione e pubblicazione di questo dato facilmente riutilizzabile da tutte quelle aziende che non hanno le competenze, non hanno le tecnologie, non vogliono investire in gestione del dato. Quindi si posizionava in un mondo che si definisce B2B, business to business, cioè un'azienda che dà servizi ad altre aziende. Giusto per darvi un'idea, il marketplace viene lanciato ufficialmente a settembre 2013, prima, i mesi precedenti è in una fase beta, e in quei mesi l'idea era anche gestire sia il dato strutturato, tutto quello che in qualche modo voi gestite con file, tabellari, con database e via dicendo, e quindi che in qualche modo ha una struttura di base, e tutto il mondo di dati non strutturati, cioè tutto quello che è testo, che ogni anno che passa è sempre la quantità maggiore, semplicemente perché in realtà noi continuiamo a generare contenuto non strutturato,
tramite i social network, tramite i telefonini, il mobile. È normale che l'aumento esponenziale di dati, in realtà, la maggior parte di loro siano non strutturati, ma non per questo non hanno valore, anzi, ne hanno tantissimo. Quindi, Spazio Dati nasce da una tecnologia nata anche in seno all'Università di Pisa, che trasforma un dato non strutturato in qualcosa che sia strutturato, che sia manipolabile da un programmatore, attraverso un API. Fin da subito Spazio Dati è un API-driven company, cioè un'azienda che espone servizi attraverso delle modalità facilmente gestibili e integrabili da programmatori e da aziende che hanno uffici con tecnici all'interno. Per un motivo molto semplice, la sfida degli imprenditori dietro Spazio Dati è quella di scalare. Fin da subito, ad esempio, Dandelion è un sito solamente in inglese, è aperto al mondo e vuoi anche per la classica ragione imprenditoriale dell'idea che effettivamente ha un senso nel valore del mercato globale, vuoi anche per la consapevolezza che l'Italia comunque anche nel 2013 non era assolutamente in grado di sostenere un mercato del genere. Vuoi per motivi anche un po' sul mondo open data lato gov, che era leggermente più indietro rispetto ad altri paesi, vuoi anche per la cultura digitale, che è un problema in Italia che conosciamo molto bene. Da quest'idea conosciamo Cerved. Da quest'idea conosciamo da un lato e cominciamo a far vedere la capacità tecnologica di Spazio Dati di gestire qualcosa che aziende ad esempio come Cerved, che conosciamo in questo modo perché riesce a capire il valore potenziale del mondo open, quindi da BBpedia, che è la versione machine readable di Wikipedia, quindi facilmente gestibile dai programmi, da OpenStreetMap, che è, per chi non lo sapesse, ma immagino lo sapete tutti, la Wikipedia delle mappe, Freebase, che era un database pubblico che poi è stato acquisito da Google, che poi nel frattempo hanno anche chiuso, che oggi viene incorporato nelle ricerche. Quando cerchiamo qualcosa, viene fuori un riquadro in alto a destra della schermata dei risultati di ricerca, e quel riquadro che mostra qualche informazione di base direttamente nella pagina dei risultati. Unendo questi mondi, quindi il mondo degli open data, sia comunità, quindi mondi come Wikipedia e OpenStreetMap, sia lato gov, quindi quelli che create voi, quindi creati dalle istituzioni, e unendolo con dati che sono contestuali rispetto a quel mondo che stai gestendo e dati proprietari, questa cosa ti dà valore come azienda. Questo era come dire, il punto di partenza del modello di business di Spazio Dati. Grazie a questa cosa entriamo in contatto con Cerved. Cerved, per chi non lo sapesse, è il secondo distributore più grosso dei dati di infocamere in Italia, e quindi dai dati del registro imprese e via dicendo. Fa tutta una serie di. Ha un mondo sulla business information, quindi dal credit score, l'analisi di solvibilità delle aziende e via dicendo. Ci conosce, capisce il valore potenziale che ha una startup come Spazio Dati. E fa una cosa, e comincia a entrare in contatto con noi. In quei mesi in cui entra in contatto con noi, oltre a Cerved, con cui cominciamo a dialogare, quindi stiamo parlando di fine 2013, inizio 2014, qui in Trentino c'è Telecom Italia che lancia un contest sui big data. Il big data è un'altra famiglia, qualcuno definisce Big Data anche come un fenomeno, una bolla, no? Tutto è Big Data oggi, come tutto il tema della machine learning e via dicendo. Sono macro cappelli che identificano una serie di cose a livello tecnologico, tra cui il grande volume di dati con cui entriamo in contatto, le infrastrutture tecnologiche che servono per gestirli, e il fatto che prima tutto questo non esisteva. Grazie a internet, grazie al fatto che molte più cose sono connesse rispetto ad anni fa, questa accoppiata di tecnologia e spazio e velocità, quindi ve con continuamento di aumento di dati a disposizione, crea un mondo che ha questo nome, Big Data. Telecom decide di fare una challenge, un contest, al quale noi diamo una mano a livello tecnico, proprio per quelle competenze di prima.
e fa questo contest, noi lo supportiamo, dura 2 mesi. Grazie a questa cosa vediamo anche, accediamo a una serie di dati molto interessanti di Telecom, tra cui il traffico delle celle telefoniche, tra cui anche dei dati di Twitter che associamo nelle zone di Milano e di Trento, tutta una serie di ambiti, di flussi di dati di Twitter stesso in quei 2 mesi in cui facciamo la challenge. E in questo percorso, no, di fornitura di servizi, di capacità tecnologica, Spazio Dati poi riesce anche a supportare un'azione di apertura di dati stessa, non in questo caso nostra, ma di fatto attraverso un servizio che abbiamo dato a Telecom. E per quanto ne sappia, oggi sono gli unici Open Big Data che ci sono al mondo, proprio perché le compagnie telefoniche effettivamente fanno fatica come dire, a decidere di aprire una serie di dati di traffico anche in aggregato. E il tema vero qui è il momento anche storico, se vogliamo. Spazio Dati si trova in un contesto favorevole assieme a FBK, quindi al nodo di ODI Trento, quindi sempre Francesca De Chiara e Maurizio Napolitano. Noi come azienda crediamo nel valore non solo di usare il dato che riceviamo open, ma anche in qualche modo in un circolo virtuoso di ridonarlo, e supportiamo questa azione di apertura, che ovviamente non riguarda tutti i dati a disposizione della challenge, ma comunque è un segnale interessante. In questa dinamica di relazione anche con attori come Telecom Italia, entriamo in contatto con Cerved in questi mesi, quindi i primi 2014, che oltre all'inizio, come dire, era arrivata per chiederci dei servizi. A un certo punto invece capisce che effettivamente Spazio Dati è qualcosa di più e decide di investire. Decide di investire e entra in quota societaria, investe nell'azienda e ci dà la possibilità di accedere a tutto il mondo che ha in pancia, tutto il mondo dei dati sulle aziende, e cosa che in Italia di solito una startup non ha la possibilità di fare. E questa cosa l'accenno, una cosa che diceva anche Sergio all'inizio, la cosa anche bella di questo rapporto è che Stefano Gatti, che è la persona che è diciamo così, nell'area dell'innovazione di Cerved, è venuto a uno dei raduni di Spaghetti Open Data, proprio per conoscere le dinamiche del mondo che si stava innescando, ha ascoltato tutto il raduno. E senza avere quell'approccio anche da strano, se vogliamo, no? Di grande azienda che è lontana da certe dinamiche di comunità, ma cercando di capirne le dinamiche stesse. E questa è una cosa, credo, molto rara, tutto sommato. Quindi, con l'entrata di Cerved in Spazio Dati succede una cosa molto bella. Succede intanto una exit da parte degli attori pubblici che erano in Spazio Dati. Lo dico, Spazio Dati ha ricevuto dei finanziamenti, soprattutto nella fase iniziale, da parte di due progetti, sia FESR, da parte della provincia di Trento, attraverso un programma di Seed Money, che anche tuttora ci sono altre nuove edizioni di questo programma, che cercano sempre di start-up dove ad alto potenziale di crescita, e la Camera di Commercio di Pisa, che era in quota, quando è entrata Cerved, loro sono riusciti anche a guadagnare i soldi sull'investimento, e quindi anche un bel esempio di investimento pubblico che si ripaga all'arrivo del privato, e oltre a essere molto virtuoso a livello come dire, di ecosistema formativo. Il fatto che Spazio Dati sia a Pisa e sia a Trento non è un caso, ma è figlio proprio di quelle competenze che hanno bisogno di essere molto veloci, molto, come dire, presenti in un territorio per facilitare la ricerca di risorse umane. Fatta questa entrata, cosa succede? Succede che ovviamente l'azienda fa quello che nel gergo startup è una pivot, ovvero dopo il primo anno e mezzo di macro attività sul data marketplace ci siamo resi conto di due cose. Uno, il mercato dei dati come marketplace era troppo lento, cioè non era chiara la domanda e di quali dati. Soprattutto non era chiaro, da
da dove partire, nel senso che per noi il lavoro sul marketplace cosa significa? Significa decidere a tavolino quali dati cominciare a sondare, la copertura, la qualità, capire cosa c'è in giro, su che scala, Italia, Europa, mondo. Faccio un lavoro di normalizzazione, di integrazione, tale per cui il valore che poi viene esposto dovrebbe diventare di valore percepito, reale, per un certo tipo di mercato di aziende che poi vanno a investire su questa cosa. Quindi, da un lato c'era un problema di mancanza di lettura della domanda. Qual era la domanda reale? Considerato che i marketplace erano molto recenti, alcuni esempi in Europa avevano 1 anno e mezzo, 2, per cui non c'era uno storico. Ti scontri con l'estrema innovazione del settore. L'API Economy poi era ancora più recente. L'API Economy, qual è il problema? Che in generale il mondo anche degli sviluppatori, barra aziende, PMI, che hanno comunque degli sviluppatori, dei tecnici in casa, non sei così ancora tanto abituato a dipendere da servizi totalmente esterni che continui a interrogare piuttosto che invece comprare o acquisire delle basi dati statiche che ti porti in casa con un contratto e poi ti gestisci internamente. Gestire l'API significa gestire qualcosa che è nella cloud. Significa integrare servizi che sono ovunque nel mondo e quindi anche come dire, la consapevolezza di dell'infrastruttura della cloud e anche della fiducia tra le parti non è assolutamente banale a livello business. Per cui cosa succede? Quando entra in quota Cerved, uno degli effetti positivi di questo investimento è che noi abbiamo accesso a tutto quello che c'è in Cerved. E si decide di sfruttare la capacità tecnologica di vision di spazio dati per sviluppare un prodotto nuovo, oltre Dandelion, che abbiamo deciso di chiamare Atoka. Per darvi un'idea, questo prodotto viene progettato tra la fine di dicembre 2014 e giugno 2015. Quindi circa 6 mesi il prodotto ha ideazione e sviluppo, e messa pubblicazione sul mercato. Il 15 giugno 2015 esce Atoka IO. E cosa fa fondamentalmente Atoka IO? Poi ve lo racconto meglio, però il concetto era esporre, è un motore di ricerca sul mondo aziendale, che in Italia non esisteva, un motore di ricerca nuovo, evoluto, poi vedremo cos'è esattamente. Questo per raccontarvi un po' la storia, quindi la storia di Spazio Dati è un po' figlia anche della cultura del dato e del mercato italiano sul mondo open data. Come avrete intuito, noi rispetto alle aziende, alle macrofamiglie che ha accennato prima Sergio, qui non c'è nulla se non Dandelion che senza gli open data non poteva esistere. Cioè, non c'è un servizio ad hoc che se non ci fossero gli open data non esisterebbe. Dandelion usa Wikipedia, di conseguenza Dandelion API, poi vi spiego in dettaglio, di conseguenza sì, in quel caso, senza quel dato, quel bene comune digitale che è il mondo di Wikipedia, un servizio di quel tipo non potrebbe esistere in quella forma. Ma tutto il resto, Atoka incompreso, tutto il mondo dei dati ne aumenta il valore rispetto a qualcosa che c'è già, che in quel caso era il dato Cerved. Questo lo dirò anche dopo. Ma era per farvi capire. Oggi non siamo più una startup ufficialmente, nel senso che da gennaio, secondo i criteri delle Small Business Company in Europa, grazie all'entrata in quota di Cerved, non siamo più una startup, siamo un'azienda del gruppo Cerved e facciamo Business Knowledge Graph. Poi vi spiego meglio cos'è. Di fatto il valore di spazio dati ad oggi è quella, la capacità di unire i dati da fonti ufficiali, più tutto il mondo dei dati presi dal web in generale, e di trasformare questo know-how che acquisisci in un qualcosa che rendi gestibile e rendi, come dire, di valore per il tuo cliente. Abbiamo moltissimi clienti, banche, assicurazioni, ma soprattutto poi tutto un mondo di aziende del tessuto imprenditoriale italiano che hanno bisogno di accedere, di conoscere il mercato in una maniera nuova e con piccoli investimenti.
Siamo in 25-27, dipende dai momenti, neanche io a volte cerco. Il giro di persone non è semplicissimo da capire a volte. L'età media è molto bassa, tranne i soci, io sono uno dei più vecchi, ne ho 37, per cui per darvi l'idea, 5 nazionalità differenti, Russia, Ucraina, Paraguay, ho una collega adesso che lavora dagli Stati Uniti, il telelavoro qui è di casa. Forza di cose, è anche sfidante il tema culturale, no? Non è solo una questione di lingue, è anche una questione di mondi diversi, culture diverse. È interessante come poi il livello tecnologico sia quel fattore comune, quella consapevolezza che unisce le esperienze e un vissuto totalmente diverso. Spazio Dati ha una grossissima competenza tech, dal big data al machine learning, che è il tema di quello che comunemente viene anche chiamato intelligenza artificiale, l'analisi del testo e via dicendo. Chiaramente ad oggi l'azienda è molto spostata sul livello tecnologico e questa cosa a volte può essere un problema, nel senso comunicare fuori, al di fuori della nicchia, in cui siamo. Non è banale far capire il valore di queste cose, per un pubblico che non ha un background tecnico. Il valore di questa cosa di fatto è la capacità di non essere bloccati dalla tecnologia, ma poterla usare al servizio dell'esigenza comune, che è quella di trovare valore da tutto quel rumore che ci sta attorno di dati, che alla fine è quello lo scopo, no? Il problema vero del mondo del data driven è quello di riuscire a trovare quel giusto compromesso di tempi, cioè in tempi brevi, quel dato che ti serve, che per te sia rilevante. Questo è quello che permette di fare tutto questo insieme di tecnologie. Cosa facciamo? Noi abbiamo sviluppato quello che in gergo si chiama un knowledge graph, cioè un grafo. È una struttura matematica, che è un po' visibile anche nelle slide, composta da nodi ed archi che a livello tecnologico oggi è supportata da tutta una serie di tecnologie, tra cui anche quella dell'Linked Data, quindi quelle famose 5 stellette che Agid pubblica come livello massimo di qualità del dato da pubblicare come Open Data, quello che viene chiamato anche Linked Open Data. È quella metafora, se vogliamo, tecnologica, che invece permette al dato stesso di essere facilmente integrabile costantemente da nuovi dati. È la differenza fondamentale tra la gestione vecchia, quella delle basi dati classiche, e la gestione nuova del dato, dove il so di non sapere di Socrate, quella famosa frase, è il default, è la base di partenza del nostro vivere quotidiano. Non possiamo quasi essere più certi di qualsiasi cosa. E la nostra capacità, quindi, come abbiamo detto, è di unire una fonte ufficiale, quella di Cerved, a tutto quello che succede nel web. Come facciamo? Con i big data, cioè noi facciamo un mini Google di Atoka, di fatto è un mini Google per il mondo aziendale, che quindi riesce a capire, grazie alla tecnologia semantica, come dire, la parte di quali sono gli argomenti rilevanti rispetto a un contenuto che emerge sia nel sito web che nei social, e questa cosa la collega in maniera a livello informativo sull'azienda o sul mondo aziendale, in modo tale che ti dà un contesto informativo più completo possibile, su quello che accade nel mondo delle imprese, cosa che invece la fonte ufficiale non è in grado di dare. Pensiamo solo alla categoria tecno. Tutto il mondo delle software house, di aziende che fanno in qualche modo programmi per i computer, sono tutte sotto alcune categorie tech molto generiche. Ma in realtà il lavoro che un'azienda informatica può fare è totalmente diverso. Noi facciamo queste cose, può esserci l'azienda informatica che fa un gestionale, può esserci quella che fa mappe geografiche e via dicendo. Per cui andare oltre, essere in grado di andare oltre alla classificazione standard è fondamentale, specie quando poi devi essere rilevante, devi progettare strategie e comunicazione per segmenti di mercato che non hanno categorie tecnico specifiche, no? E
Questa cosa la facciamo con il supporto di una serie di progetti europei. Tutti gli anni abbiamo fatto progetti europei legati sia al mondo open data sia al mondo linked data. Mi viene in mente uno appena finito che è Pro Data Market, che cercava di innovare la filiera del mercato immobiliare, cercando di unire fonti ufficiali, catasto su varie zone dell'Europa con fonti proprietarie, cercando di capire qual era la filiera in quel caso del valore. Altre ricerche, una è appena partita a gennaio, è EU Business Graph, che è un progetto europeo che cerca di applicare il concetto di grafo al mondo business. Lo stiamo facendo con Open Corporates in UK, ad esempio, che è l'altro uno degli attori più famosi nel mondo dei dati aperti delle aziende, dei paesi dove è aperto quel set di base. E ovviamente costantemente abbiamo relazioni con università e centri di ricerca. Stiamo supportando la ricerca di Open Data 200 con Francesca De Chiara come partner di progetto, usando Atoka per aiutare Francesca a trovare le aziende che parlano di open data nei loro siti web, nei canali social, che quindi posso aiutarla a fare uno screening iniziale, no? Per capire anche a chi suggerire di compilare la survey che ha fatto e via dicendo. Per cui crediamo fortemente nella necessità di restare molto connessi con il mondo della ricerca, pur portandolo poi sul livello pratico. Di fatto, Spazio Dati ha tre assi: fonti, tecnologie in grado di capire di cosa parla un testo e l'asset del knowledge graph. Non mi soffermo tanto sulle fonti e sulla tecnologia semantica, solo per darvi qualche numero. Noi attualmente sul livello dell'Italia gestiamo circa 200 milioni di pagine web indicizzate, il mini Google che dicevo prima. Abbiamo circa associato 1 milione di siti web ad aziende. Molte volte ogni azienda può avere più siti web, può essere sito aziendale, di prodotto o il portfolio, per cui non è detto che siano 1 milione di aziende, anzi. Abbiamo associato una serie di fonti news che compriamo da una serie di fornitori e che analizziamo per riuscire a capire quali sono le news associate, di cosa si parla di quelle. Quando si parla di un'azienda, di una persona del CDA di quell'azienda o di un brand che è associato a una determinata azienda, riusciamo a matchare, quindi a far comparire nello stesso, come dire, nella stessa pagina aziendale queste informazioni. Perché? Perché riesce a costruire un contesto più, come dire, più attuale possibile rispetto a quello che uno vuole sapere di quell'azienda. Ti riesce a far capire cosa davvero sta accadendo attorno a quell'azienda. Lo stesso vale per i social e per le variazioni classiche della fonte camerale, cioè le 200.000 variazioni che ci sono mediamente sulla settimana sulla fonte della Camera di Commercio di Infocamere. E da questo patrimonio ci facciamo girare ovviamente tutta la parte semantica, quindi riusciamo a capire quali sono i contatti, quali sono le principali parole chiave associabili a tutto quello che analizziamo, e i social, le descrizioni delle attività, ad esempio anche sulla visura camerale, l'oggetto sociale, tutto questo grazie alla tecnologia di Dandelion API, che oggi non è più un marketplace, ma è un'API venduta con un modello freemium. Quindi con un livello di base di chiamate totalmente gratuito e poi con delle soglie di prezzo a seconda dei volumi. I clienti su Dandelion API sono ovviamente internazionali, per lo più mi viene da pensare anche Amazon con il Kindle ha chiesto una serie di cose per estrapolare e visualizzare alcune parole chiave di alcune opere oppure. Molti editori molto grossi, sia francesi che tipo una testata, non mi ricordo quale, newyorkese, che analizza e sfrutta Dandelion API per aiutare il link interno per scopo di visibilità di motore di ricerca sui propri siti aziendali, che nel caso di un piccolo editore potrebbero essere anche 30-40. Tornando un po' alle domande, sarete in grado di fare un'analisi? Sì, anche,
Ci sono alcuni, all'interno dell'MPI c'è anche l'API di Sentiment, quindi quella famosa che è molto usata nell'ambito turistico, sulle recensioni e via dicendo, e uno dei nostri clienti anche in Italia sta testando, sta integrando sia su piattaforme, ad esempio strumenti tipo quello di BlogMeter, ce ne sono altri, noi abbiamo un partner che si chiama Corally, che ha un tool di monitoraggio dei social anche per a uso dei vantaggi a dei clienti sul settore turistico per capire qual è il sentiment legato a recensioni, legato a come si parla in rete di determinati luoghi o via dicendo. Per cui sì, è usabile anche in quel caso. Tutto questo costruisce il nostro asset principale, che è il grafo di conoscenza legato al mondo corporate, quindi al mondo aziendale. Se vedete, tra le fonti ovviamente c'è anche il mondo open data, quindi dico già cosa abbiamo sul mondo open data, l'indice PA, perché ovviamente tutto il tema di contratti pubblici è collegato a se c'è un contratto pubblico di un'azienda o che partecipa a un bando, e che poi io, per me magari può essere importante come potenziale altra azienda fornitrice di un servizio utile a quell'azienda che ha partecipato a un bando, può essere fondamentale esserne consapevole. E integriamo con questo lavoro con i contratti pubblici, in realtà stiamo collaborando con Synapta, che è la startup di Torino, figlia spin-off del Centro Nexa di Torino, con Federico Morando, proprio perché loro si sono specializzati sulla parte linked data. E stiamo collaborando proprio per gestire al meglio questo flusso di open data, ma molto sporchi in alcuni casi. Il tema dei contratti pubblici c'è uno standard, ma ovviamente va aggregato, va pulito, va normalizzato. Quindi ha tutto un tema che deleghiamo a Synapta e noi invece poi ci concentriamo sulla parte di integrazione con i dati del grafo di conoscenza. Tutto questo fa capire che in questo caso, come dicevo prima, il modello di business di Atoka e di spazio dati è in realtà aumentato, facilitato dalla presenza di open data di qualità e di una copertura sufficiente a essere rilevante per tutto il mondo aziendale italiano. Ma non è ovviamente l'unica fonte. Chiaro, più open data di qualità possono emergere e più viene facilitato il riuso in questo contesto, no? Questo è un po' l'esempio che si può, giusto per farvi capire, noi siamo in grado di mappare una persona con le aziende con cui è in relazione, di cui è socio, oppure magari di cui parla nei social. Poi c'è una rete di relazioni, no, tra i vari account, i siti web, la presenza online, quindi di questa persona, e di queste aziende, e poi crea una mappa di relazioni che poi possono essere, questa può essere la base dell'analytics di quel settore del mercato che accennava prima Sergio, che fondamentalmente può essere la base per servizi di analisi di mercato, analisi portafoglio, analisi del mondo aziendale attraverso questi indicatori e questi attori, cosa che è una delle situazioni più, come dire, catturano più complessità del mondo in cui viviamo oggi rispetto invece ad altri segmenti che sono molto più piccoli, se vuoi, del mondo in cui viviamo. La cosa bella è che questi dati sono costantemente aggiornati, non solo Italia, tra l'altro, in Italia abbiamo il canale Conserved, in UK abbiamo integrato i dati della Gran Bretagna da 5-6 mesi, la stessa funzionalità di Atoka che ha sui dati italiani in UK esistono, chiaramente tolte le caratteristiche tipiche del mercato italiano, tra cui ad esempio il sottoinsieme delle start-up innovative rispetto alla Gran Bretagna, che non esiste come catalogazione in Gran Bretagna. In UK la differenza è che alcuni open data ci sono già di base rispetto all'Italia. Stiamo aggiungendo la Russia in questi mesi, e grazie anche ai contatti che abbiamo ai colleghi russi che hanno più percezione anche del paese in cui vivono, per noi sarebbe un po' più complicato, ovviamente. E di conseguenza, quindi il modello di spazio dati, giusto per un po' concludere la visualizzazione di
Qual è il modello di business di spazio dati? Dove si pone rispetto alla catena del valore? Per rispondere anche alla richiesta di Sergio di prima. Allora, se pensiamo al 2013 come marketplace, noi ci ponevamo probabilmente leggermente la bolla che ho disegnato il tema di aggregazione dei dati e forse leggermente la validazione. Quindi ti ponevi come marketplace senza analisi. Lo esponevi, quindi esponevi il valore di un dato aggregato, pulito, validato, e lo rimettevi sul mercato. Ci siamo resi conto, no, che questa cosa era molto più complicata del previsto a livello di creazione di fatturato, perché poi altrimenti Spazio Dati chiudeva, e grazie a una serie di concause, tra cui l'entrata in quota di Cerved, ci siamo spostati lungo la catena verso maggior complessità, quindi verso maggior servizio. Quindi aggiunta di valore al dato stesso. Non basta il dato, ci aggiungi l'analisi, quindi tutto il tema anche il concetto di servizio di uso di algoritmi per capire il dato di base, applicarci una logica e crearci un'analisi. E da quel dato di base poi crearci servizi e prodotti. Dandelion API oggi sfrutta quello che è Wikipedia, ci applica delle analisi. E è diventato un servizio che fa come dire, per riuscire a far integrare strumenti di text analytics, quindi analisi del testo, trasformare un testo in qualcosa che per una macchina è un'entità riconducibile esattamente a un percorso di Wikipedia e via dicendo, e quindi riuscire ad accedere a questa capacità da parte di tutte le aziende, no? Senza doverlo rifare in casa, a Toca che sia un servizio B2B con interfaccia, cioè se tu vuoi andate a vedere a toca.io, in realtà c'è un'interfaccia, c'è un accesso con le credenziali, c'è una demo di 5 giorni, un utente ha un motore di ricerca che presenta dei filtri di ricerca sulla sinistra e filtra tutto il mondo delle aziende in base a tutta una serie di parametri di ricerca. Questa cosa poi viene pagata attraverso un tot di crediti per esportare quelle aziende, tutte le informazioni sulle aziende che ti servono, che hai trovato, ma non solo, c'è l'interfaccia utente, ma ci sono anche le API che abbiamo lanciato da 6 mesi e che servono moltissimo a tutto il mondo dei system integrator, quindi tutti quelli che producono gestionali, tutti quelli che fanno anche servizi innovativi come geomarketing, che hanno bisogno di accedere in maniera puntuale o integrare piattaforme che hanno già, che magari lavoravano solo sul portafoglio clienti che venivano popolate solo da portafoglio clienti dei loro clienti che avevano in quel momento, che invece possono usare come fonte tutto l'universo delle aziende. Quindi tutto l'universo di aziende che possono tra l'altro segmentare e navigare in maniera totalmente, come dire, customizzato, cioè personalizzato, ma anche con filtri che non erano concepibili fino a qualche anno fa. Penso tu puoi, vabbè, al di là dei classici filtri a teco, tutte le dimensioni classiche delle aziende, penso a tutto il tema delle parole chiave, quindi che sono qualcosa che abbiamo calcolato, quindi un dato analitico, a partire da tutto quello che emerge su quell'azienda, sui social, sul sito web, sulla descrizione della visura camerale e via dicendo. Questa cosa è utilissima per alcuni scenari interessantissimi, tra cui l'aggiornamento delle anagrafiche. Una delle cose più base, l'integrazione con piattaforme di e-procurement, l'integrazione con tutti i servizi che hanno bisogno di accedere a una serie di dimensioni dei dati aziendali più aggiornate possibili. Cosa che tra l'altro, nell'ottica anche della normativa europea di privacy e dicendo, è fondamentale avere dati effettivamente filiere di dati interni che stiamo trattando sempre aggiornati diventa non solo un valore di mercato, ma anche un valore che diventa vincolante a livello normativo, per cui l'API in questo caso può aiutare tantissime aziende ad avere dati molto aggiornati e verificare quelli che hanno in casa. Una delle cose più interessanti su questa cosa è la capacità di fare similarità, cioè trovare compartimenti e mondi di filiere aziendali che sono simili alle caratteristiche che tu mi dici di base.
Questa cosa abbiamo fatto un lavoro con l'amministrazione inglese in Gran Bretagna sulla filiera della salute. Loro volevano capire, poi magari vi giro il link, vediamo se lo recupero dopo. Volevano capire e analizzare la filiera della salute che si poneva fuori dai classici distretti industriali che conoscevano bene. Per fare questo ci hanno chiesto una mano usando le tecnologie, no, del machine learning, l'accesso a un grafo simile costruito in Inghilterra, ovviamente, su quello che abbiamo costruito in Italia, si è riusciti a fare una serie di comparazioni e a creare un aggregato, quindi un'analisi di mondi, di filiere, di clienti fornitori, di fornitori fornitori, quindi filiere anche un po' più lunghe del semplice cliente fornitore, sul mondo della sanità, e che può essere utilissimo anche a livello di policy soprattutto, no? Sono cose che grazie alla tecnologia e grazie a un mercato molto più veloce di una volta possono essere anche utili come servizio a supporto della creazione di policy molto più efficienti ed efficaci. Per riprendere un po' il tema che ha accennato Sergio all'inizio, come ci poniamo ad esempio invece rispetto a quello che ha fatto Serena Capital circa un anno fa? Il tema è farvi ragionare anche che non è più solo il dato che ha valore in realtà, perché poi con i dati ci fai delle cose, ci applichi dei ragionamenti, ci applichi quello che in gergo informatico viene chiamato algoritmo. Cosa succede in questa cosa? Quindi, secondo Serena Capital, il lavoro che sta diventando sempre più recente è tu collezioni i dati, ci dai un'interpretazione, un po' quello che fa ad esempio Dandelion API. Quindi, che ne so, ho la frase, il classico esempio è ho un contenuto, un tweet, o comunque un insieme di tweet molto elevato, voglio capire di cosa parlano. Grazie alla semantica di Dandelion API tu sei in grado di capire esattamente di cosa parlano, perché ti dà una nuvola, tra virgolette, di concetti che sono comunque concetti presenti in Wikipedia, quindi rilevanti secondo la cultura popolare, non secondo l'accademia, ad esempio. E grazie a questa cosa tu puoi creare una interfaccia utente per poi applicarci un ulteriore ragionamento e che ne so, farlo diventare qualcosa che è manipolabile dall'utente per poi navigarla, e tu trai valore anche dall'analisi della navigazione stessa che fa l'utente su quella nuvola di concetti per capire se hai molte aziende che fanno servizi sopra, ad esempio, il flusso di tweet, per capire effettivamente se alcune cose che tu ritieni rilevanti, che è uno dei temi fondamentali del mondo in cui viviamo, sono davvero rilevanti per un certo tipo di pubblico, e ne studi il modo in cui loro poi navigano quell'informazione. Non solo, questo a livello umano, quello che è il machine learning è un insieme di tecniche dove in realtà crei un campione che per te è il campione da cui la macchina dovrebbe imparare, e che viene chiamato training set, e quindi il programma è in grado di dedurre una serie di informazioni secondo che tu in qualche modo sono contenute nel campione di base che tu fornisci alla macchina stessa, e di farti percepire altre cose che tu non avresti visto con quella velocità, con quella quantità, nei dati di partenza, che ti possono dire qualcosa di valore. Questa cosa, ad esempio, è quello che abbiamo usato in UK, cioè abbiamo usato delle tecniche di machine learning per dire: ah, sai cos'è? Fammi capire qual è una filiera che ipotizzi di valore tu come istituzione inglese. Ah, mi dai questo, 30 aziende che in qualche modo sono legate. Ok, verifico usando le tecniche del machine learning se nel mondo inglese ci sono altri percorsi simili di filiera o in qualche modo legati da tutta una serie di connessioni, relazioni che io come essere umano faccio fatica a vedere in velocità, e trovo e scopro qualcosa. I costi. Allora, ho visto che c'è qualche domanda sui costi. Allora, beh, i costi di base. A Toca di base ha un servizio premium di un abbonamento mensile o annuale. E
diciamo, il costo di base di alcune funzionalità del motore di ricerca si parla di un centinaio di euro circa al mese, per poi salire, dipende poi dall'ordine mensile o dall'ordine annuale. Da lì, e quindi si copre quella che si chiama la coda lunga degli utenti. Poi i progetti più grossi, un po' più grossi, poi chiaramente vanno gestiti. Le API hanno attualmente su Dandelion API è un modello freemium, quindi c'è un livello free e poi si sale a seconda delle soglie, c'è la pagina comunque pubblica dei prezzi. Diamo degli account anche più grossi a livello di volumi per università, centri di ricerca o progetti particolari su richiesta. Invece, per quanto riguarda Toca, non c'è un livello freemium. Perché ovviamente governare tutto il mondo delle API che noi esponiamo, che sono più dati in generale di quelli che sono visibili attraverso l'interfaccia utente di Atoka, che sono comunque un compromesso rispetto all'esigenza di far aiutare la ricerca di aziende e quindi è difficile riuscire a raggruppare, no? Troppe informazioni in uniche schermate, lì a seconda dello use case e secondo dei volumi. I volumi possono essere anche totalmente diversi, serve comunque un dialogo tra le parti, perché ad esempio uno può avere un gestionale che aggiorna i dati ogni mese, giusto perché è il proprio parco clienti che cambia poco, oppure può essere un fornitore di CRM, abbiamo integrato Salesforce con Conserva, ad esempio, che invece vorrebbe aggiornare i dati di ogni singolo cliente mentre lo crea, magari no, ha un'offerta anche lui direttamente sul cloud e quindi lì l'accordo deve essere progettato ad hoc, no? E per cui il pricing dipende molto. Poi in alcuni casi arrivano dei progetti, anche se ovviamente l'obiettivo di spazio dati è scalare, quindi avere delle piattaforme che permettono di avere milioni di ut potenziali utenti, no? E quella è la sfida dell'API Economy. Accenno a due cose su quali Open Data, giusto per focalizzare. Allora, Dandelion si basa, quindi Dandelion API sfrutta esattamente la base open, quindi Open Community Data di Wikipedia. Se c'è una soglia, non mi ricordo se era 300.000 articoli sulla lingua che ci interessa, noi attualmente abbiamo 7 lingue supportate. Allora si può usare tramite una serie di analisi, tra cui anche il modo in cui le pagine sono collegate tra di loro, i concetti, si crea una matrice, una serie di calcoli statistici vari, e riesce a capire la relazione tra i concetti, tra le pagine, che rappresentano un concetto, un'idea, un'entità in gergo informatico sulla conoscenza, no? E questa cosa è totalmente. E poi su quella base popolare si possono integrare ovviamente contenuti verticali. Perché poi, ad esempio, come fai a gestire dei testi medici quando poi la base di partenza dell'intelligenza collettiva è quella POP? Devi integrare conoscenza su quella cosa. La cosa interessante è che Dandelion API, senza in questo caso gli Open Data, non potrebbe esistere per come è progettato. Atoka, invece, come accennavo prima, questa è una screenshot della pagina Atoka.io dati, che comunque è visibile sul menu se visitate il sito di Atoka.io. Noi di base abbiamo una serie di dati dimensionali, tra cui ovviamente quelli di base, quindi categoria Ateco, partita IVA, codice fiscale, via dicendo, integrati col mondo open. In questo caso soprattutto mi viene in mente l'indice PA, che accennava anche Sergio prima, che ho visto nella chat. E quindi tutto quel mondo per capire anche c'è utile per la parte dei contratti pubblici che ovviamente appalti e gare, vedete la voce di appalti e gare e potenzialmente più cose, quindi la pubblica amministrazione o comunque qualcosa che in qualche modo diventa correlato all'azienda diventa open, più un prodotto come Atoka, una piattaforma come Atoka può aumentarne il valore, no? È uno degli effetti della legge legata anche a Google, cioè quando un attore si posiziona su un determinato mercato, quando arrivano contenuti utili a quel mercato stesso, lui è uno dei primi beneficiari. Quindi più contenuti open vengono aperti sul mondo aziendale, più potenziale riesce ad avere un servizio come Atoka.
Sulla parte appalti pubblici e contratti pubblici, in realtà c'è Sinapta con cui stiamo relazionando, quindi in questo caso il ritorno di valore è duplice. Da un lato c'è un ritorno di valore verso Atoka, e da un lato c'è opportunità di lavoro verso Sinapta e di crescita di un'altra startup che si posiziona leggermente molto più verticale sulla filiera. Il mondo è liquido. Sì, esatto, anche quei dati ovviamente del Ministero del MIT. Il mondo è liquido, provo a darvi se Sergio non vuole fare domande, pensavo di darvi qualche suggestione con un altro cappello da attivista che comunque vede il mondo open delle aziende, il potenziale. Grazie.